Salve bella gente, qui Gabby e benvenuti su Amnesia Late Night Drink, una custom story veramente fatta bene del vecchio Amnesia The Dark Descent. Porto gli occhiali perché d'ora in avanti ci saranno tanti dialoghi. C'è una voce maschile che ci dice: dimmi come sei arrivato qui. Io gli rispondo: non lo so, dove sei, perché sono qui? E lui mi risponde che è troppo distrutto per diventare una presenza fisica. Allora gli chiedo: per favore dimmi, cos'è questo posto? Una voce femminile interviene dicendo che è una specie di limbo tra la vita e la morte. Un limbo? Queste porte, dove portano? La voce maschile continua. Il tempo che ho speso qui ha rotto praticamente la mia mente e queste porte portano ai suoi frammenti della psiche. Come esco da questo posto? Deve praticamente sistemare la sua mente. Allora, ok, quindi devo solo entrare in queste porte e mettere praticamente in ordine la tua testa. Sembra semplice. Sì, praticamente è così. Dentro ogni porta si trova un frammento della sua mente, le sue memorie, le sue paure, i suoi pensieri. Sono praticamente dentro le stanze e io devo trovarle. Quindi dobbiamo sbrigarci, altrimenti lui si degrada e dobbiamo fare in fretta. E io in quale stanza dovrei andare per primo? Lui ha detto che non importa, tanto all'inizio solo alcune porte sono aperte. Le altre le lascia chiuse perché potrebbero essere pericolose per ora, quindi non ci entreremo. Va bene. Quindi io posso capire anche dove stiamo entrando praticamente dalla targhetta sopra ogni porta. Questa porta ci dice che entreremo nell'amore, anche se la traduzione sopra è libri rari, però vabbè, qua è amore. Questa qua invece è della sua infanzia e vedo solo queste due aperte, le altre non penso che si possano aprire. Ecco, questa praticamente dovrebbe essere l'egoismo. Va bene, allora direi che iniziamo proprio romantici, entriamo nel tunnel dell'amore. Ok, ci troviamo in una foresta. In sottofondo sento una specie di musichetta romantica. E un certo Vincent sta parlando, sembra che ci sia qualcuno alla fermata del bus. Questa ti pare una fermata di un bus, proprio in una foresta di notte. Ok, e io non vedo poi nessuno. Ah, però sembra che ci sia lo stesso. Ehi, stai aspettando anche tu il bus? Una donna risponde sì. Oh, mi scuso per essere sembrato inquietante, solo per fartelo sapere, non sono un serial killer o qualcosa del genere. Buono a sapersi. E se lo ero probabilmente non avrei questo aspetto e non che sappia che aspetto abbiano i serial killer. Ok, sono un idiota. E la donna si mette a ridere. Poi viene un flash e come se fosse una nuova giornata attivamente torniamo. Sembra che la donna dell'altra volta sia ancora alla fermata. Devo andare a parlargli. Probabilmente questo Vincent ha preso una cotta. Ehi, ciao. Ciao anche a te. Sembra che trovarci qui ancora una volta non faccia bene al mio stato di serial killer. Beh, non mi hai dato il nome la scorsa volta, infatti non te l'ho dato. Va bene, io mi chiamo Vincent. Ciao Vincent. Cosa? Niente. Va bene. Sembra che noi volevamo confidargli qualcosa, ma non ce l'abbiamo fatta. E ora una giornata di pioggia. Non doveva pioggere quest'oggi. E al nostro uomo sembra che il cuore batta forte. Sento che il cuore batte. Forse ci aspettiamo ancora di trovare la nostra amata donna alla fermata del bus. Ehi, tutto a posto? A me non piace l'acqua. Sei fatto di zucchero o cosa? Io no. Puoi venire sotto al mio ombrello se vuoi. Grazie. Anna. Eh? È il mio nome? Oh, è bello. E che cosa ti ha fatto cambiare idea? Stavo pensando ancora al tuo stato di serial killer. Ah, ok, e qual è il tuo verdetto? Io non penso che un serial killer possa aver paura dell'acqua. Jason Voorhees lo era. Sei veramente un idiota, non è vero? Sembra che succeda così, sono un idiota proprio di nascita. Vabbè, quando è successo? Quando sono diventato un idiota? No, questo penso che sia genetico. Sto parlando della tua paura dell'acqua. Ah, stavo quasi per annegare da bambino. Oh, mi dispiace. È tutto a posto. Ah, vedo l'autobus. Ah, beh, è bello rivederti ancora. Anche per me. Cavolo, Vince, devi muoverti. Chiedigli
Oh, io ho un ombrello di riserva. Se vuoi, puoi accompagnarmi a casa e così te lo posso dare. Ok, grazie. Ok, praticamente in cambio dell'ombrello di riserva ci ha fatto andare con lei a casa. Quindi praticamente penso che la storia sia finita bene. Non so, ci siamo sposati. Questa cos'è? Una chiesa. Molte persone sanno che io ho paura dell'acqua, però quando ti ho incontrato mi hai tolto dalla tempesta, mi hai salvato, sia da quella mentale sia da quella vera. E quando sono con te non ho più paura di niente, tu mi hai dato la tua protezione dalla pioggia e io ogni giorno ti ringrazierò in eterno, praticamente, e tu mi aiuti a sconfiggere le paure, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, tutto bene, quel che finisce bene, una bella croce, praticamente si sono sposati e questo è un frammento della memoria di Vincent, che penso che sia quella voce maschile che ci ha parlato. Oh, questo era così, praticamente cheesy, adesso non saprei la traduzione subito. Comunque, vabbè, praticamente la ragazza ci ha detto che sono stato un tenerone e si è concluso qui. Ok, ho uno di quei pezzi. Però non era così brutta la storia. Come hai fatto a finire in un posto come questo? Non lo so, forse nello stesso modo in cui tu sei finito. Beh, dobbiamo trovare tutti i frammenti. Ok, la porta dell'amore, quindi questa dei libri rari, ora è chiusa. Penso, non ci si può più entrare, l'abbiamo completata e abbiamo uno dei frammenti. Eccolo qui. Ma basta perderci in chiacchiere, abbiamo un altro frammento da trovare. Nella porta dell'infanzia. What? Ok, una voce di una donna. Non lasciare la stanza di notte. Ok, siamo tipo un bambino, guardate, siamo bassissimi. Ok, e Michael ha appena detto... oh cavolo, questo tizio ha passato la sua infanzia praticamente chiuso in casa. Ah, comunque dobbiamo trovare una via per uscire da questa finestra. Ok, va bene, allora siamo praticamente dei piccoli bambini indifesi, chiusi in stanza da una madre cattiva che non ci vuole lasciare uscire. E allora qua come facciamo? Dobbiamo uscire da una finestra che sembra lì dietro. Cavolo, come fare? Ok, allora penso che dobbiamo andare un po' a cercare in giro qualcosa per farci la nostra via di fuga. Oh, ho appena trovato una corda. Qui cosa c'è? Un armadio chiuso. Una statuetta di un angelo. E c'è un pugnale qui? Forse so come prenderlo. Così si fa. Così si prende il pugnale. Bene, abbiamo pure un pugnale! Che bello, adesso possiamo uccidere la nostra madre cattiva. Che poi, se avete notato, la musica di sottofondo è quella di To The Moon, se non vado a sbagliarmi. Cavolo, però voglio uscire da questa finestra! Come posso fare? Allora, qua non posso accendere niente. Mi sembra che qua sopra ho visto un violino. Ah, cavoli. Odio la musica, mia madre mi costringe sempre a suonare questo maledetto violino. Ma sai dove lo butto, madre? Nel camino! Anche rima. Non voglio suonare. Allora, proviamo a riprenderci la nostra sedia. Ah, cavolo. Non posso più riprendermi la sedia. Voglio salire sopra il letto, ma sono troppo piccino per salirci. Ok, ce n'è un'altra. Ok. Voglio controllare se c'è qualcosa su questo letto. Ok, questa abbiamo questa sedia. Ma che cavolo! C'era una chiave qui dietro! Sotto il cuscino nasconde le chiavi sto ragazzo. Però avevo un po' il sospetto. E con questa chiave cosa possiamo fare? Ah, apre praticamente una porta sulla scrivania, che dovrebbe essere questa qui. Aperta. E qui abbiamo la lampada di Aladino pure. Aspetta, so cosa fare. Strofiniamola. Genio! Genio, per favore, fammi uscire dalla finestra! Genio, sei inutile! Svegliati, pelandrone! Vabbè, so che fine fare al genio. Anche tu insieme al violino. Basta. No, non ci credo! Ho trovato una chiave anche qui! Chiave dell'armadio? Mamma mia! Ma quanto erano nascoste queste chiavi? Nascostissime! E cosa sono sti affari? Tre camicie? Abbiamo trovato tre camicie! Ok, vediamo allora. Abbiamo un piede di porco, un pugnale e una corda. Possiamo forse unirli? Ok, vediamo se possiamo andare fuori dalla finestra con questi tre oggetti. Magari attaccare il pugnale. Ci leghi la corda intorno. E i vestiti a cosa servono? Non lo so. Forse per farci una scaletta con i vestiti legati, proprio vecchio stile. Allora, vediamo.
Non si può usare in questo modo. Ah, ok, sono riuscito a togliere praticamente le robe dalla finestra. Sì, allora posso uscire ora. Però il piede di porco non ce l'ho più. Niente, non funziona. E poi dove sono finite le camicie? Non c'ho più le camicie. Come uscire da questa stanza allora? L'armadio. Gli oggetti del mio inventario. Un pugnale. Allora, non si può interagire per farmi asse di legno. Bisogna vedere i luoghi. Qua si può interagire. Ah, ok, mi sono tagliato un drappo. Ho tutto l'occorrente per fuggire dalla finestra. Perfetto. E qua c'è uno di quei frammenti. L'ho preso, sì. Siamo usciti anche dal ricordo dell'infanzia. Ma non è stato troppo difficile. Cavolo, ho avuto un buco di fortuna assurda a trovare tutte quelle chiavi nascoste comunque. E ok, ora c'è un nuovo dialogo. Allora, quindi voi siete Vincent e Anna? Sì, sembra che lo siamo, anche se le nostre memorie sono ancora sballate. Ma trovando tutti questi pezzi li stiamo aiutando. E Anna ha detto che non ha molti ricordi chiari al riguardo di Vincent. Cioè, non sa bene nemmeno lei che sia Vincent. Praticamente, questi due personaggi sembra che abbiano avuto un'amnesia. Insomma, il gioco ci sta con amnesia alla fine. E dobbiamo aiutarli a ricostruire la memoria. La storia mi sta piacendo. Non pensavo che fosse così praticamente sulla proprio una storia piena di dialoghi. Ma mi piace anche così. Allora, studium. Quindi qua si va nell'humor. E qui invece si va sulla gioia. Quindi per concludere questo episodio possiamo decidere fra humor e gioia. Proviamo un po' con l'humor, dai che voglio ridere. Andiamo qui. Va bene. Ok. Cosa è successo? Questa stanza l'ho già vista. Questa è la mia camera. È la cameretta di prima. Sangue ovunque. Ti pare gioia questa? Farmi vedere una pozza di sangue. Però con questa musica potrebbe essere divertente. Magari è solo qualcuno che si è portato un barattolo di cioccolata dentro un armadio per mangiarselo in pace. Ehi, fuori di qui, molla la cioccolata. No. Ma ho il sospetto che questa non sia cioccolata. Allora, qui abbiamo una chiave, ok. Chiave per il magazzino. Quindi penso che dobbiamo andare nel... Perché? Ehi, ho perso il mio bastone. Ehi, potresti venire qui vicino così ti faccio prendere un colpo? Penso che la porta sia bloccata. C'è forse un mostro qui dentro? Speriamo di no. Lo so che tutti mi odiano, ma posso sceglierlo? Ah, qua dentro c'è uno dei Grant, degli Amnesia. They say they wasn't... Non ero abbastanza nudo, vabbè. Senti. Ok, mi sa che rimango qui dentro. Cosa? Nella memoria. Dell'uomo nudo volante. No, la devo coprire quel posto. Vabbè. Ma cos'è? Gli amanti di Amnesia avranno già capito tutto perché sapete... Amnesia ha una storia tra uomini nudi volanti e i Grant, che sono anche loro un po' nudi. E se vado a cliccare lì? Ok, forse è meglio lasciarlo lì dentro il Grant. Va bene. Noi avevamo una chiave. Adesso possiamo aprire questa porta, giusto? Che prima qui non ci potevo entrare, ma ora sì. Ma il problema è che non so cosa devo cercare qui dentro. Ehi? Sono qui in cerca di qualcosa, ma non so che cosa. Delle chiappe? No, non era quello che cercavo. C'erano veramente delle chiappe dentro un cassetto. Tagliate. Non so se questo dovrebbe farmi paura o farmi ridere. Non lo so, veramente. Ancora tu. Ancora tu, statua. Cosa ci fai qui? Ehi, tutto a posto. Non capisco perché in questo gioco siete tutti quasi mezzi nudi. Spero che almeno io sia vestito. Beh, sì, dovremmo esserlo. E qui dentro? Altre chiappe? Ah, no, per fortuna. Un po' di laudano che non fa affatto male. Quindi, quello che dovevo trovare in questa stanza erano solo delle chiappe. Qui dietro non c'è niente. E allora dove avete nascosto la mia roba? Lasciatemela. Forse è dentro uno di questi vasi. Non ci posso credere se è qui dentro. Questo l'ho incastrato. Aspettate. C'era una chiave qui sotto. Ha mollato una puzzetta quello però. Meglio allontanarci prima che la stanza si riempia. No. Cioè va veramente.
No, ma cosa ci fai tu qui? Volevo passare! Lasciami subito passare, è un ordine, guardia. Ok, l'ordine ha funzionato. Blarg, la mia testa, ha detto. Vabbè. Quindi ora una chiave. Strana chiave si chiama. Strana chiave. È aperto qui. Speriamo che non ci sia uno spavento di colpo. Perché a volte te li mettono anche con la musica, quella tutta bella, e poi boom, di colpo uno spavento. E noi non lo vogliamo questo. Se la chiave si chiamava chiave strana, penso che sia strana anche la stanza in cui siamo. Ma strana in che modo? Qui dentro non vedo niente. Forse è proprio strana perché è normale. Questo gioco è tutto strano, ma la stanza non ha niente da offrirci. Ah no, qualcosa da offrirci ce l'ha. La chiave d'uscita. Oh! Perché? Perché? Ok. Ciao. Ok, bravo. È un talento il Grant. Aiuto. I Grant cantanti. Mi sto commuovendo. Mi sto commuovendo. Oh no. È bellissimo. È bellissimo. Non posso lanciarvi i pomodori, ma posso lanciarvi le sedie. Ah no, va bene. Bravi. Ma ho come l'impressione che non si concluderà bene per me questo spettacolo. Però è bello, bisogna ammetterlo. Altro che Bocelli, altro che Pavarò. Va bene, hanno finito. Ho nominato... No! Ah, è caduta una rosa, volevo prendermela. Ma hanno chiuso la finestra e tutto, non posso prendermela. Ok, è finito qui il concerto. Ma il senso di quello che ho appena visto. Ah! Cosa ho appena visto? Non lo so. Non è che mi abbia regalato qualcosa. Cioè, mi hanno fatto sto concertino per niente. Ah, nel mio inventario ho comunque la chiave per uscire. Ok. Era praticamente solo una distrazione. Quindi possiamo uscire. Perfetto. Perché questa porta è completamente buia? Grazie. Sì. Credi di potermi fregare? Ha detto che per 600 talleri mi risolve il problema. Va bene, te li farò avere nel tuo conto. Grazie mille per il supporto. Però il problema lo vedo ancora. Però il frammento c'è. Ok, l'humor l'abbiamo trovato. Hai uno stranissimo senso dell'humor. Sai, devi capirlo. È questo il mio senso dell'humor di questi anni. E poi ha detto: io vi odio entrambi. Non ho capito bene, però una cosa la so. Questa mod è fatta benissimo. La parte del Grant era veramente una delle migliori che ho mai visto. Era fatta veramente da ridere. Quindi ragazzi, fatemi sapere se vi sta piacendo e se volete che la continui. Noi ci vediamo ad un prossimo episodio di A Late Night Drink. Ciao ragazzi.